Dalla zona Bookstock, eccoci qui con il nostro Future Channel. Massimo, hai visto, abbiamo detto, oramai questa è la nostra casetta per 5 giorni, e allora ho chiesto a chi questa casa la anima costantemente, la progetta, la pensa, la sogna. Maria Giulia Brizio, grazie, benvenuta qui con noi. Grazie. Sei proprio tu responsabile, un po' il cuore di anno in anno, no? Nell'immaginare come quest'area Bookstock dedicata ai giovani possa crescere. Chiedo a te le prime impressioni di questi 2 giorni, una giornata e mezza di salone, una grande scommessa su quest'area, quella di aprire un padiglione nuovo, di collegarlo al padiglione 3, di dargli uno spazio, anche un polmone proprio tutto suo, dove vivere, ad oggi potremmo dire scommessa vinta ampiamente. Sì, direi una scommessa vinta, diciamo che... La storia dello spazio ragazzi è una storia molto lunga. Il salone si è sempre occupato dei giovani, si è sempre occupato dei più piccoli e dei lettori. Abbiamo iniziato nella pancia del Lingotto. Abbiamo iniziato quando Arena Bookstock era confinata. Abbiamo iniziato addirittura con uno spazio ragazzi, abbiamo iniziato all'inizio del salone con un piccolo stand e poi insomma siamo cresciuti, prima uno spazio ragazzi di 1000 metri, adesso siamo... occupiamo più di 5.000 metri, 5.000 metri solo in questo padiglione 4, che è il padiglione 9, poi c'è una parte anche nel padiglione 3. Questo vuol dire che il progetto è molto cresciuto insieme con tutto il salone, e il pubblico dei giovani è cresciuto con il salone, il pubblico che abbiamo in qualche modo accudito e coccolato in questi anni, tanti soggetti come voi, che credete in questo progetto e nell'idea che il salone deve essere uno spazio per i giovani dove si costruiscono le generazioni dei futuri lettori. Come avete immaginato, per chi deve, diciamo così, guida turistica, per chi viene il sabato, domenica e lunedì, come abbiamo immaginato, come avete immaginato questo nuovo spazio? Abbiamo qua l'Arena Bookstock, la Sala Gialla, sì. Il Book Club. Sì, lo spazio è strutturato in qualche modo in una area che sta dietro di noi, che è dedicata ai più piccoli, dove c'è il laboratorio di Nati per Leggere, che è dedicato ai bambini piccolissimi e alle loro famiglie. C'è anche uno spazio dove i genitori possono lasciare i loro bimbi per stare magari un paio d'ore in giro per il salone. Ci sono 11 laboratori che si possono seguire, laboratori per grandi, per bambini, laboratori per adulti, fumetto, illustrazione, lettura, l'escape room, che è un laboratorio bellissimo di scienza, ma c'è una grande arena dove ci sono i grandi eventi, ci sono 2 sale, la sala bronzo e la sala azzurra, il book club che è dedicato soprattutto ai temi della formazione per i ragazzi più grandi e per i professionisti legati alla formazione al mondo dell'editoria. Ci sarà un corso in questo fine settimana per i ragazzi dai 18 ai 30 anni che potranno poi avere un attestato per aver partecipato a questo corso, che è un corso di formazione sui temi dell'editoria. I ragazzi che finiranno il corso potranno poi fare un colloquio per lavorare al salone con noi il prossimo anno. C'è la Biblioteca delle Passioni, che è tutta costruita dai giovani. Ci sono 6 gruppi di ragazzi che hanno selezionato dei libri su 6 temi differenti, temi che loro sentono molto vicini. Si va dal tema dell'ambiente, al tema del disagio, al tema del futuro e delle nuove tecnologie, al tema del femminile e dei femminismi, insomma tanti temi diversi che i ragazzi portano. Il pubblico può entrare nella biblioteca e può aggiungere dei titoli che magari i ragazzi non hanno selezionato e che il pubblico vuole consigliare. 2 domande che in parte sono collegate. Per crescere un bambino ci vuole una tribù, e questo spazio è frutto della tribù cittadina, perché molti di questi laboratori sono animati da compagnie di San Paolo, alcuni spazi vedono il contributo di Camera di Commercio, tra cui il nostro, ma ci sono tanti altri soggetti, e mi scuso se non riesco proprio a raccontarli tutti, che è frutto di una comunità che insieme con voi, è animata da voi, permette di realizzare tutto questo. E dall'altra parte abbiamo uno stand che è aperto davvero a tutti, e che è frutto di, è una vetrina che vive tutto l'anno, perché voi queste attività poi le portate avanti, le coltivate tutto l'anno, che forse è la parte nascosta del salone, ma anche la parte più bella e più duratura, e che permette poi il successo di pubblico adesso. Sì, ovviamente il lavoro di semina si deve fare tutto l'anno, l'attività con i ragazzi e con le scuole è un'attività che ha senso quando è un'attività
lunga che si esprime in un tempo più consono all'approfondimento, alla lettura. Quindi abbiamo tantissime attività che portiamo durante l'anno nelle scuole, ma anche all'interno delle scuole carcerarie, negli ospedali. Adotta uno scrittore, un libro tante scuole, che quest'anno ha distribuito 7500 copie di Cime Tempestose, podcast, approfondimenti, incontri con gli autori nelle scuole. Tutto questo si può fare grazie al sostegno di tantissimi soggetti che credono nel salone, credono nella lettura. Come dicevi tu, è un lavoro collettivo e collegiale degli editori innanzitutto, con cui lavoriamo tutto l'anno, perché sono quelli che, come dire, producono i libri, pensano i libri, accudiscono i loro scrittori, ma anche con tanti soggetti, la Camera di Commercio ovviamente tra questi, la Compagnia di San Paolo, ma penso anche ad altri soggetti che ci appoggiano durante l'anno, la Consulta delle Fondazioni di Origine Bancaria, la Fondazione Con il Sud, ma tanti soggetti che poi in questi giorni sono qua con noi e svolgono e portano dei loro contenuti e delle loro attività. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con questo laboratorio molto bello appunto sulla scienza, ma anche i gruppi attivi di ragazzi e di giovani che sono diventati per noi un interlocutore necessario, perché questo spazio è pensato, molti degli interventi con gli autori sono pensati con i giovani, e i giovani sono i protagonisti, sono quelli che poi si occupano di intervistare gli autori, come è successo con Silvia Avallone stamattina, e questo credo sia una cosa giusta dentro e fuori dal busto. Questo accade anche nelle altre sale, perché sentire la voce dei giovani è giusto, cioè l'idea di un salone dove lo scambio tra le generazioni è una delle cose più utili e proficue, per noi è importante. L'Arena Bookstore, l'arena sta crescendo, no? come metri quadri, questo è indubbio, ma sta crescendo perché stanno aumentando gli autori che scrivono per i più giovani, o gli editori stanno cercando più spazio per darlo agli autori perché sta creando questo nuovo mercato, o è più merito vostro perché state allargando e quindi in qualche modo bisogna partecipare? No, è merito, credo, di un lavoro di semina lungo, perciò qua vengono tante scuole, ma i ragazzi tornano da soli. I ragazzi che lavorano con noi durante l'anno, i ragazzi che fanno i progetti di PCTO, cioè di alternanza scuola-lavoro con noi, cioè nel tempo abbiamo costruito un pubblico anche coinvolgendo direttamente i ragazzi, quindi è un pubblico che ha bisogno di spazio e di attività, e perché risponde. Poi è anche vero che l'editoria per ragazzi è un'editoria che funziona da molti anni. Poi adesso c'è anche una grande spinta ad un'editoria cosiddetta young adult, cioè libri per una fascia di età intermedia, che sono libri che stanno andando molto bene, anche se poi noi, come dire, i nostri studenti proponiamo anche libri che sono insomma in qualche modo considerati libri per adulti, però insomma è un concorso di cose. Grazie, grazie dello spazio bello in cui ci permetti di stare. Ti auguriamo un buon salone, che sappiamo essere molto molto faticoso per te, e spazio a un contributo dalla regia, e poi ritorniamo qua in diretta grazie dal palco. Grazie a voi di essere con noi qua, grazie davvero.